No, ma veramente vuoi fare sta roba? Sì, lo so che è da fuori. No, ma tu sei fuori di testa, sì, con un balcone. Lo dicono tutti, però ci tengo troppo. No, ma è una roba da fuori di testa, con quel mezzo lì. Con quel mezzo lì. Tutti quei chilometri lì? Sì. In quanti giorni? 10-12. Follia! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Oggi siamo in compagnia del mio amico Stefanino, che ha un canale su YouTube che si chiama Stefanino Moto Passion e si occupa di moto. Ha un progetto veramente veramente folle, oltre che interessante, e lo lascio presentare a te. Raccontaci cosa ti è venuto in mente quel giorno lì. Ciao ragazzi, intanto grazie del questo Ma spazio che mi aiuta veramente a diffondere un po' quello che è questo progetto, che partirà. Seguitelo. Sì, seguitemi anche sui social, perché racconterò tutto quello che succederà proprio su Instagram, su Facebook, oltre che su YouTube. Se ne parlerà di sta roba. Spero tanto, perché guarda, sto coinvolgendo un sacco di YouTuber, tra l'altro, quindi è una delle fasi del progetto. Allora, cosa mi è venuto in mente? Un'idea da pazzi, me lo stanno dicendo tutti, ma credo che lo scopo finale sia veramente bello, quindi ne valga davvero la pena. Il 21 giugno partirò con un motorino 50, quindi un motorino veramente probabilmente scrauso. Ora vediamo tra quelli che mi hanno proposto. Che stai valutando diverse cose. Partirò e farò un giro partendo da Milano, Monza, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, San Marino, Emilia, forse un po' di Veneto e ritorniamo poi in Lombardia. Totale chilometri? 2005-2008, ora il circuito, il giro è quasi definito. Ma perché lo faccio? Beh, per quattro scopi. Perché sei fuori come un balcone. Questo primo scopo. Primo scopo perché sono fuori. Però gli scopi sono quattro, l'ultimo è il più nobile sicuramente, ma sicuramente vedremo una marea di moto. Bello. Durante il giro, perché andremo a trovare collezionisti, andremo a visitare dei musei. Che ti sei organizzato. Sì, mi sono organizzato tutto. Bello. Ho coinvolto centinaia di persone, ragazzi, centinaia, non sto scherzando. Ci sto e, non hai e non hai finito. No, è quasi sono a buon finito, punto. Sono a buon punto. L'ho appena presentato sul canale il 14 maggio, quindi proprio poco fa. Andate a seguirlo anche di là, a vederlo. E questo giro quindi prevederà collezione di moto, collezionisti, quindi vedremo moto di ogni tipo. Quanti giorni stai in ballo per sta cosa? Tra i 10 e i 12, penso più 12. Quindi tu farai di media 200-250 km al giorno. Esatto. Con un cinquantino scrauso, ovviamente non con le autostrade, perché non ci puoi andare, tutte strade normali, farai 4, 5, 6 ore al giorno. Sì, praticamente, più o meno. Sì. Infatti mi sveglierò all'alba e finirò di viaggiare anche tardi, perché poi avrò queste soste, queste tappe, più o meno 2-3 per regione, dove incontrerò altri youtuber che mi aiuteranno a così far conoscere questa iniziativa, dove forse fai un tour. È un tour proprio. Fai un tour. Riusciremo quindi a vedere poi forse qualche ex pilota, scuole di guida un po' particolari, quindi tantissime cose e soprattutto 10 giorni intensi, intensissimi, no? Forse non sono neanche io quello che mi aspetta. No, secondo me sei inconsapevole ancora. Un po'. Vabbè, ma bisogna fare così. Ma lo scopo di tutto questo è una raccolta fondi, dove vi chiedo davvero di darci una mano. Questa è una giusta causa, di darmi una mano a me e di darla a chi ho coinvolto. Ho coinvolto due cooperative, due onlus trasparenti, quindi sappiamo dove finiscono quei soldi fino all'ultimo centesimo, e soprattutto ho scelto due organizzazioni che si impegnano in quello che sono gli incidenti stradali, quindi il post, quello che tutte, può accadere. Tutte e due? Sì, tutte e due si occupano anche di assistenza sia psicologica a chi ha un brutto incidente, sia a rimettere magari anche in moto, comunque ritornare alla vita, andare a aiutare in quei momenti. Perdona, buoni. Incidenti solo di moto, macchine di qualunque tipo? Soprattutto moto, soprattutto ma anche macchine.
assistenza legale, assistenza, sicurezza stradale, perché una di queste due cooperative si occupa di andare a far chiudere strade o ponti che stanno per crollare, e l'ha già fatto nel passato. Deve farlo, perché è importantissimo. Di dove sono? Sono una di Camparada in provincia di Monza e Brianza, e una invece è in provincia di Parma. Okay. E si chiamano Easy Rider Onlus e la 299. Poi sotto, magari in descrizione, poi gli mettiamo sotto tutti i riferimenti. Esatto. Quindi tu parti un certo giorno, esatto, da quel di Monza e dintorni, e fa la prima tappa, più o meno ce l'hai prevista dove li sì, vuoi? A Genova, dove insomma non vi svelo. Ti vengo a trovare anch'io giù a Genova. Va bene, volentieri, non ti svelo cosa, perché lo vorrò fare. Sì, vi assicuro che ci sarà veramente da divertirsi, perché l'ho progettato in modo che sia veramente. Bello coinvolgere anche un po' di colleghi che sono cose che non si vedono mai. In tanti passano il concetto che ci siano delle rivalità tra di noi, invece facciamo tutti la stessa cosa, siamo tutti appassionati, che sia moto o auto, esatto, chi se ne frega. E devo dire, a questo proposito, sto avendo delle belle sorprese, perché sto riuscendo a coinvolgere degli youtuber che sono anche abbastanza, insomma, molto più noti di me. Stai trovando un buon feedback. In generale sono contento, quindi mi supporteranno anche loro. E appunto questa raccolta andrà veramente a salvare, e non per modo di dire, delle vite, e a cambiare la vita a veramente tante persone che non hanno bisogno. Bella, veramente utile, divertente, fuori di testa. Io quando me l'hai raccontata, cosa ti ho detto? Vieni a parlarne subito sul mio canale, perché fa invidia sta cosa, vorrebbero farla in tanti. Io spero che in molti di loro che ci guardano si immedesimeranno in te, e quindi ti seguiranno proprio con passione. Davvero, spero che un sacco di gente mi segua, vi farò vedere bei posti, belle moto, belle cose, e tutti i giorni vi racconterò un sacco di stories, poi produrrò naturalmente quello che è il materiale per dei video successivi. Ci avrai il tuo da fare. Tra guidartela, girare, parlare col mondo, postare, pubblicare, editerai nel durante o no. fai tutto dopo? Sì, fa perché sennò dopo ti toglie troppo non tempo. Non ce la potrei fare passando 5-6 ore su un paperino. Quindi ti devi organizzare con un sacco di memory, di robe di memoria da archiviare. Power bank, il PC comunque me lo porto. Te lo porti? No, certo. Allora, cioè, un cinquantino mediamente non è che ha tanto spazio per caricare delle robe. No. Tu ti devi portare dell'abbigliamento per sufficiente, certo, per 10-12 giorni, che se anche vai all'osso, esatto, il tuo bel pacottino ce l'hai. Esatto. Poi tutto quello che serve per l'attrezzatura, che è di più dell'abbigliamento, probabilmente, sì, perché a volte sì, so già anch'io com'è. Batterie tutto, e quindi ci avrai tipo o uno zaino più una borsa. Sì, zaino più borsa, poi equipaggerò il motorino con una sorta di portapizza e un bauletto dietro, dove tra l'altro intorno metterò gli sponsor, perché c'è qualcuno che mi aiuterà. No, fondamentale. Anzi, a proposito di questo, se c'è qualcuno che ci guarda, a proposito di questo, ho aperto anche un PayPal per aiutarmi ad affrontare le spese del viaggio, che insomma sono abbastanza onerose. Lo mettiamo sotto in descrizione. Ma anche l'acquisto del motorino, adesso vediamo cosa arriva. Ma andrà personalizzato un po', ma soprattutto sistemato, in modo che mi assicuri di fare questo viaggio, perché insomma un cinquantino sarà ti porti frustrato. Qualche attrezzo basico per qualcosina proprio per l'emergenza. Io spero davvero. Speriamo di no. Che vada tutto bene. Lo stressi tanto, perché un cinquantino per così tanti giorni. Certo. Sarà una bella impresa apposta. Diciamola tutta, se anche ti succede qualche magagna, ce la divertiamo un attimo. Anzi, magari durante il tour, visto che saprete tutti dove sarò man mano, che ti vengono a trovare, aiutarti. Poi spero anche che qualche follower, insomma, lo incontrerò, anzi direi sicuramente. Quindi lo scopo è davvero fare un bellissimo giro un po' particolare. Andiamo a vedere anche dei musei moto, molto molto speciali, con anche, sapete che chi non mi segue non sa, ma a me piace far ascoltare i sound delle moto, e insomma ho un servo. Loro sono abituati ai sound delle macchine, ma ce l'hanno l'idea. Ho in serbo insomma delle belle sorprese, quindi seguitemi e soprattutto tu il format te lo copio quando hai finito tu, comincio io poi. Vado in giro con la Mini, qualcosa mi invento. No, bello, una figata, bravo Ste, bella l'idea, l'azzardo va fatto. Sì, l'azzardo, perché abbiamo già una certa età. Se ste robe non le facciamo adesso, quando cazzo le facciamo? Guarda, quindi via, bisogna
osare, via. Sì, sono partito dal presupposto, è un po' un sogno nel cassetto, sì, i sogni nel cassetto ci fa invidia. Si mangiano le tarme, no, ragazzi, no. Tiriamoli fuori. Poi io sono sicuro che anche alcuni di loro ce l'hanno uguale a te, perché quando me l'hai raccontato ho detto cacchio, come piacerebbe anche a me fare sta roba, e infatti poi qualcosa mi invento, però bello, cioè, bello, prendo un mese di tempo da lavoro per organizzarlo, per farlo. A che punto sei? Sono a buon punto ormai, insomma, l'ho presentato, quindi ormai è tutto definito. Un mesetto e parte tutto. Ora in questi giorni sistemiamo tutto quello che è l'organizzazione, il motorino, insomma lo mettiamo a posto, quindi vi aggiornerò. Si appesantirà tanto? No, non tanto. Ce la fa, no? Sì, sì, ce la fa. Ma da cambiare la sospensione, quelle robe lì, potrebbe succedere che devi rigidire, che da capire, vediamo, perché il peso vediamo. Sarà il tuo più una sessantina di chili. Ma un po' meno, sicuramente. Un po' meno, però devi stare leggero all'osso. Sì, esatto, molto all'osso, tutto all'osso. Sì. Quindi, però ecco, vedremo veramente di tutto. Poi Dave, importantissimo, quello che raccoglieremo come donazioni, e spero davvero che ci aiuterete tanto. Quello che raccoglierai. Quello che raccoglierò. Con le tue forze questo. Sarà distribuito equamente alle due Onlus, e andremo poi a vedere come li impiegano e quali progetti realizzeranno grazie a noi. Quindi, ci mette la faccia lui, la faccia, guardatelo qua. Okay. E poi vedrete più, il motorino che userò nel viaggio, alla fine sicuramente lo voglio vendere. Se ci arriva. Se ci arriva, speriamo. Quindi se arriverà integro, lo vedo. A me, lo vorrei vendere, magari lo mettiamo all'asto, vediamo. Sì. E il ricavato lo, lo dai anche quello. Diamo in donazione. Buono. E quindi ecco, questo è il progetto. Sì, sì, è un progetto che coniuga benissimo un aiuto a chi si può aiutare, di base divertimento e follia e contenuti interessanti, perché ti conosco da 20 anni, so che ci porterai delle robe utili, quindi anche i miei ti seguiranno, sono sicuro. Dai ragazzi, seguitemi. Seguitelo. Per oggi direi che è tutto. Grazie Dave, grazie. Monitoriamo, grazie. Figurati, dai. Dovere. Vi aspetto, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao a tutti. Alla prossima.